Buongiorno, sono Laura Antichi. Vi volevo proporre delle tracce indicative per la preparazione e la gestione della lezione online nell'ambito della didattica a distanza e della didattica digitale integrata. Le azioni del docente online web conferencing vanno programmate, previste, gestite. Si presuppone quindi che il punto di appoggio per tutte le attività che vengono poi gestite anche online è che esista una piattaforma di riferimento per la creazione appunto dei materiali e per la loro organizzazione. Gli obiettivi sono di contenuto che quindi il docente sia in grado di erogare contenuti interattivi, di rendere disponibili zone nel cloud per la costruzione del lavoro di gruppo e di interazione, coinvolgere tutti gli studenti organizzando attività condivise, di promuovere la partecipazione, il dibattito, il commento e di valutazione, dare un feedback continuo e riflessivo e utilizzare strumenti di game durante, ad esempio, la videoconferenza. Nel momento preparatorio dell'attività online, il docente crea la classe virtuale. Setta le impostazioni del corso, invita gli studenti o per mail della scuola o inviando un codice della classe, si accerta che gli studenti abbiano verificato le loro credenziali e siano in grado di accedere alla piattaforma, aggiunge gli studenti alla piattaforma, predispone materiale, checklist, indicazioni, operative. Da qui risulta evidente come la piattaforma è il punto di riferimento per tutte poi le conferenze che il docente potrà allestire. Bisogna comunque sicuramente settare le impostazioni del corso nella classe virtuale, ad esempio in Google Classroom si va sul simbolo a rotella che è posto nella classe virtuale, sul simbolo a rotella che è posto in alto, si attivano i dettagli e poi si può vedere il codice di invito e si può attivare Meet, che è meglio rendere invisibile come link sulla home prima della sessione di collegamento. In sintesi, nel momento preparatorio dell'attività, il docente prepara i contenuti sulla piattaforma e questi saranno utilizzati durante la diretta. Crea sempre sulla piattaforma le risorse, ad esempio le crea nella zona chiamata materiale nell'ambiente di Google Classroom. La prima cosa che può fare sulla piattaforma, questa della piattaforma e della classe, è di andare in stream, se si è in ambiente sempre Google Classroom, e di mandare un messaggio, ad esempio, di benvenuto o di fornire delle indicazioni operative sull'ambiente o su quello che si deve fare. Se ha poi attivati i commenti, può chiedere gli studenti di rispondere. Si è poi sempre in ambiente Google Classroom, in lavori del corso, sempre sulla piattaforma, crea un materiale che assegna ad un argomento. Poi il primo materiale potrebbe consistere in una checklist sulla netiquette di interazione, partecipazione alle attività della classe e in videoconferenza. Un secondo materiale potrebbe spiegare cosa ci si attende dagli studenti, che cosa dovranno saper fare, dimostrare il saper fare alla fine di ciascuna unità. Il terzo materiale potrebbe consistere in un'immagine
video, un testo simbolo dell'argomento che si vuole trattare, e quindi con un terzo materiale si potrebbe lanciare un micro contenuto di lezione e si potrebbe usare anche una mappa. Come altro esempio, sempre nell'ambiente, quindi preparatorio dell'attività su piattaforma, in lavori del corso va a creare e preparare un compito o un compito con quiz o una domanda. Per avere tutto pronto, perché poi la sessione in diretta della videoconferenza sia in connessione con quello che è già esistente sulla piattaforma. Nel momento operatorio dell'attività online, il docente organizza ora una videoconferenza con un invito, una spiegazione che dia delle tempistiche, un'etichetta da seguire. Crea le risorse, ad esempio, sempre o le ha create in materiale, ha preparato i contenuti e quindi può mandare sempre la data della videoconferenza, la può mandare sia per mail, come dicevo prima, oppure può essere anche condivisa in Calendar. Nel momento preparatorio, le attività in web conferencing devono essere programmate e rese interattive, alternare delle parti espositive del docente, circa 5 minuti con domande e chiedere agli studenti di intervenire, ad esempio, in chat o con il microfono, magari alzando la mano, se è disponibile, questa, funzione nella web conferencing. Un'attività rompighiaccio potrebbe essere quella di invitare gli studenti a presentarsi, sollecitare gli studenti ad usare emoticon. Per promemoria e scaletta ci si potrebbe domandare qual è l'argomento che voglio trattare nel webinar. Lo gestisco con lezione frontale, con video, con indicazione di risorse, in modo ibrido. Cosa voglio che gli studenti facciano? Quali obiettivi voglio, conseguire? Il momento operatorio dell'attività online, ossia nel momento della web conferencing, è caratterizzato da contenuti, comunicazione e interazione e si concentra alla fine in un momento di bilancio riflessivo. Il docente riassume alla fine quello che si è fatto, invita gli studenti a lavorare in homework su documenti, presentazioni che ha condiviso, ad esempio, in scrittura in Google Drive, perché l'obiettivo è che si giunga alla produzione di un artefatto di conoscenza. I documenti poi, le presentazioni in Drive potrebbero essere condivisi per gruppi di lavoro. Potrebbe anche pensare di creare un Padlet per chiedere agli studenti di continuare su questo Padlet l'attività disciplinare. Il bilancio riflessivo nel momento operatorio rappresenta pertanto una consegna, cosa farà lo studente in homework, un rilancio delle attività per il successivo webinar, cosa preparerà lo studente in vista del prossimo incontro, con due domande finali.
cosa abbiamo nel carrello, cioè che cosa abbiamo fatto e che cosa faremo. Prima di concludere la sessione di web conferencing, il docente potrebbe organizzare, e questo è il momento finale valutativo, un'attività valutativa sotto forma di game collettivo attraverso la condivisione in web conferencing del browser, potrebbe proporre un quiz con Kahoot o con Trendyol o altre applicazioni. Gli studenti potrebbero partecipare attivamente utilizzando poi i loro dispositivi per rispondere al game. E per concludere sulla web conferencing, il docente potrebbe organizzare un Padlet delle domande dicendo che nel successivo webinar si partirà da queste. Importante comunque registrare la sessione e renderla disponibile per gli assenti nella classe virtuale. Come vedete, quindi, concludere questo discorso, è importante che la web conferencing sia inserita in un contesto di lavoro della classe virtuale. La cui scelta è bene che sia fatta da tutto l'istituto e condivisa da tutto l'istituto. Arrivederci.